Ma ciao gente, che si racconta oggi? Voi fate qualche sport o dell'attività? Oggi parleremo delle ginnaste femmine, ragazze e donne che se vogliono realizzare il loro sogno di diventare professioniste devono assolutamente seguire regole severissime, più ragazze ovviamente. Che andremo a vedere in questo video e quasi sicuramente molte non le conoscevate perché manco io sapevo che bisognasse sopportare certe pene. In poche parole non potrei mai diventare un atleta del genere. Al massimo sul mio divano posso fare alzate e sedute estreme. Se siete già passati dalla pagina di gaming del canale e vi siete iscritti, mettete un bel mi piace a questo video e partiamo! Perfezione e difficoltà. Fare una gara perfetta è il sogno di qualunque ginnasta. Tutte desiderano ottenere quel 10 che le aspetta ogni volta sul campo. Ma ovviamente è molto complesso arrivarci. Ci vogliono anni di allenamento ed essere delle vere veterane che riescano a comprendere appieno il mondo della ginnastica artistica e devono farlo entro certa età. Ma quello ve lo spiegherò dopo. È vero anche il contrario, però, che non bisogna troppo puntare sulla perfezione. Nel senso che nelle competizioni c'è una regola molto severa da rispettare. Non si possono fare cose troppo pericolose e complesse. Bisogna stare ai livelli delle altre concorrenti. Sembrerà assurdo, ma l'atleta Simone Biles, per esempio, una ginnasta statunitense, 4 volte campionessa olimpica e a dicembre 2019 unica ginnasta nella storia a vincere 5 titoli mondiali, è stata penalizzata per aver eseguito un doppio salto mortale all'indietro con triplo avvitamento. Solo a leggerlo mi sono venuti i brividi. Hanno dovuto darle una penalità perché era troppo pericoloso e nessun altro atleta poteva fare una cosa del genere. Pensate che è stato creato un nuovo livello di difficoltà chiamato Difficoltà J. Perché al mondo non si è mai vista una cosa del genere così complessa. Assurdo. Ricordatevi che nelle competizioni dovrete più o meno essere al livello delle altre, ma comunque farlo meglio delle altre. Capelli e gioielli. Immaginate il doppio salto con triplo avvitamento spacca mascella di Simone con qualche bella ciocca di capelli davanti alla faccia. Esatto, non sarebbe finita benissimo. Infatti, una regola che molte ragazze trovano fastidiosa è il fatto di dover allontanare completamente i capelli da davanti alla faccia, cercando di legarli il meglio possibile verso l'alto con qualsiasi genere di elastico, ma non troppo vistoso ovviamente, e che regga bene. E sulla parte di accessori del genere, le regole sono ancora più severe. Se siete persone che indossano spesso molti orecchini e piercing, dovete assolutamente limitarvi. Al massimo si possono indossare un paio di orecchini piccolini, e non di più. In volto non ci deve essere nemmeno il piercing al naso per sicurezza. E ovviamente braccia e gambe devono essere più libere possibili. E gli anelli scordateveli assolutamente. Vestiti. Vestirsi bene e in modo funzionale, cioè che aiuti a essere più libere nei momenti più difficili delle gare, è una cosa fondamentale. Anzi, per tutta la gara bisogna essere più libere. Ma ricordiamoci che devono avere certi limiti anche quelli. Come per le ballerine su ghiaccio, anche le ginnaste non possono mostrare l'intimo. In molti film, per esempio, si potevano vedere alcune ginnaste perdere punti in una competizione perché si vedeva appunto l'intimo. E non è solo una cosa da grande schermo, bisogna assolutamente cercare di non mostrare nulla. Ad oggi la maggior parte delle ginnaste non indossa niente sotto proprio per prevenire sta cosa. Utilizzano creme speciali per non beccarsi irritazioni e uno spray che consente al costume, specialmente nella parte dietro, di rimanere al suo posto, senza venire su e restringersi. Se capitasse anche solo per sbaglio che una parte del loro, che ne so, sedere venisse mostrato, non possono però aggiustarsi davanti al pubblico, devono farlo a esibizione conclusa in privato. Strano ma vero. Nessun freno. Quando sono nel bel mezzo di una competizione, sbagliare non è ammesso. Beh, capita di sbagliare, ma una cosa che non possono fare assolutamente è fermarsi per riprendere fiato o comunque per capire cosa stanno facendo. Per esempio, immaginate una ragazza sia caduta per terra. Voi penserete, beh dai, ora con calma si tira su un attimo e si ricompone e riparte. E invece no, non può fermarsi troppo a lungo per nessun motivo al mondo. Deve continuare come se niente fosse, anzi, deve farlo il prima possibile, anche se avesse una botta seria. Altrimenti qualunque interruzione vuol dire perdita di punti o addirittura spesso squalifica perché ormai non c'è più neanche una gara da compiere. Alla fine nel punteggio verrà considerato lo sbaglio lo stesso, ma almeno non sarà una gara nulla. Esercizio e ore. Come tanti altri atleti, anche le ginnaste si allenano costantemente e devono farlo per ben 7 ore al giorno minimo. Immaginate 7 ore in cui il corpo viene spesso spinto al limite.
Tantissime non possono nemmeno fare pause se non sono riuscite a eseguire il lavoro assegnato. Non è fatto per cattiveria, ma perché per diventare perfette, o almeno lì vicino, e entrare nelle competizioni ufficiali, bisogna assolutamente allenarsi minimo quel tempo. La più forte del mondo, cioè Simone Biles, che abbiamo citato prima, non ha vinto le sue medaglie soltanto stando sulla poltrona a guardare Netflix, ma allenandosi più di 32 ore in 6 giorni ogni settimana, con un solo giorno di pausa. Immaginate l'immane sforzo. Per questo motivo iniziano tutte da quando sono piccole e finiscono molto presto, non come i calciatori, ancora prima, verso i 20-22 anni, perché non riescono più a sostenere allenamenti del genere già da lì, o almeno non possono competere. Possono insegnare e continuare ad allenarsi, ma niente competizioni. Quindi bisogna realizzare di amare questo sport il prima possibile. Ripetere una performance. Ricordatevi una cosa, l'atleta non può parlare con i giudici direttamente, ma può farlo il coach. Non è proprio una regola obbligatoria, ma viene detta sempre per sicurezza alle atlete, e stavolta anche agli atleti maschi, credo. Se una ginnasta ha ricevuto un voto che non le sta bene, il coach può andare dai giudici e contestare. Il problema è che questa cosa ha un prezzo. Se si contesta una volta sono 300 bigliettoni. Se si contesta due volte sono 500 bigliettoni tondi tondi. E se lo si fa una terza volta sono ben $1000. Dopo questa contestazione il coach ha 4 minuti per trovare i soldi e darli ai giudici. E dopo i giudici sono costretti a riguardare il video dell'esibizione fatta dall'atleta. E nel caso si accorgano di aver sbagliato a giudicare, cosa veramente difficile, devono ridare indietro i soldi e dare un punteggio ovviamente più alto. Nel caso invece non abbiano sbagliato, cosa che capita spesso, non si riavrà nulla, ma solo un'umiliazione per non aver passato la selezione. Dita dei piedi. Anche solo il dettaglio più insignificante viene valutato, e sono anche quelli che contano di più. Quando si tratta di finire bene un'esibizione, i giudici per esempio guardano spesso come sono puntate le dita dei piedi. Devono stare in una linea quasi perfetta e simmetriche per entrambi i piedi, e questo aiuta anche l'atleta a cadere come si deve, non soltanto per un aspetto estetico quindi, pure per facilitare qualche esercizio. Se non vengono puntate come si deve, si rischia davvero di fare una brutta fine. E poi chissà cosa, e ovviamente vengono sottratti punti ogni volta che anche solo in aria le dita non sono allineate. Tutto deve essere quasi perfetto. Tantissime ginnaste hanno perso molte gare importanti per cose del genere, e durante gli allenamenti sono tra le prime cose che vengono insegnate e tra le prime regole da seguire. Movimenti superflui. Secondo le regole, i movimenti extra sono considerati punti in meno. Con questo intendo dire tutte quelle cose in più, come per esempio muovere troppo le braccia in aria, che servono ad aiutare la ginnasta a mantenere il suo equilibrio. Per questo motivo il lavoro dei giudici deve essere molto ma molto minuzioso. Non possono lasciarsi sfuggire un solo dettaglio. Devono per forza notare anche solo il più piccolo movimento superfluo, come per esempio il petto troppo in avanti per tenersi in equilibrio, oppure un braccio troppo sporgente per non cadere. Ed è anche per questo che i giudici non vengono criticati o ripresi troppo spesso. Specialmente in competizioni del genere, lo stress sia per essi che per gli atleti sono ai massimi livelli. Gambe. La ginnastica è tutta forma, bisogna vedere bene che tipo di eleganza e forma è in grado di mostrare l'atleta. È arte allo stato puro, e come saprete, nell'arte qualunque genere di forma in un quadro ha la sua importanza. In questo caso le ginnaste devono stare attente anche al modo in cui tengono le gambe. Se durante l'esercizio non tengono l'angolazione corretta, per esempio sono troppo aperte quando non dovrebbero esserlo, viene considerato errore gravissimo. Se perfino le ginocchia si spostano leggermente dalla posizione in cui dovrebbero stare, in quel preciso esercizio, sono penalizzate. Avete presente il salto con la spaccata, quell'esercizio difficilissimo? Deve essere eseguito quasi alla perfezione, devono per forza creare un angolo di 180 gradi, non di più, non di meno. E per arrivare a tale cosa, negli allenamenti seguono regole severissime di camminata e di salto. Shampoo. Come avevo detto prima, le ragazze che partono per una competizione sono costrette ad allenarsi 7 ore al giorno, e il tempo rimasto lo utilizzano per riposarsi il più possibile. Non c'è quasi mai un minuto libero, nemmeno nelle giornate di pausa, dove esse devono comunque seguire severissime regole sul cibo e sul riposo. Proprio per questo motivo escono poco o niente durante i giorni o i mesi di allenamento.
e quindi devono per forza portarsi tutti i loro prodotti, come shampoo, sapone e tanti altri, compresi i trucchi. Se finiscono non possono fare niente, nemmeno andare al negozio vicino a comprarseli. Un atleta di nome Nastia Liukin ha rivelato in un'intervista che si è portata spesso dietro chili e chili di shampoo e prodotti cosmetici, in una piccola valigia per paura che finissero. Con questo concludiamo. Io per adesso non voglio fare l'atleta, ci sono troppe regole da seguire ed è davvero dura. Voi che dite? Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi per aiutarmi a crescere. Ricordatevi anche di seguirmi sul canale di gaming per top più semplici e ovviamente sui videogiochi che amo alla follia. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo. Scusa, ma tu non avevi parlato del canale di gaming 2 minuti fa? Ah sì, giusto, dalla regia dei guastafeste mi dicono che è così, quindi ci vediamo anche di lì.